Vai. Buongiorno e bentrovati al primo appuntamento con la rassegna stampa del Comune di Cavriglia, una nuova rubrica che sarà attiva sulla nostra piattaforma social Facebook, Twitter ed anche il sito ufficiale del Comune di Cavriglia, in cui cercheremo di illustrarvi gli articoli dedicati dalla stampa locale al nostro territorio comunale. Partendo da questa mattina, come detto, il primo appuntamento, i giornali che vedete sono Nazione e Corriere di Arezzo. La Nazione di Arezzo, quotidiano da cui partiamo per illustrare la nostra rassegna stampa, è in apertura un brutto fatto di cronaca che ha colpito la nostra comunità. Infatti ieri a San Giovanni è deceduto Simone Parenti, 46enne, residente a Vacchereccia, pensate, si era sposato pochi giorni fa nel nostro palazzo comunale, è deceduto a seguito di un tragico incidente avvenuto a San Giovanni, quindi un lutto che ha colpito la nostra comunità. Restando sulla Nazione e passiamo alle pagine dedicate al Valdarno, a pagina 11 vediamo un box dedicato alla simulazione d'emergenza che vede protagonista la centrale Enel di Santa Barbara. Enel e Terna hanno fatto appunto una simulazione d'emergenza senza precedenti a livello nazionale. La simulazione ha avuto esito positivo, quindi un buon esperimento che vede protagonista la centrale di Santa Barbara, che come tutti sapete è situata nel territorio comunale di Cavriglia. Andiamo avanti e passiamo al Corriere di Arezzo. Ancora cronaca nella pagina del Valdarno, trova ampio spazio in primo piano la tragica morte di Simone Parenti, 46enne, come detto residente a Vacchereccia, dunque nel nostro territorio comunale, deceduto al termine di uno scontro mortale a San Giovanni. Chiudiamo la nostra rassegna stampa di questa mattina con gli eventi nell'agenda del Corriere di Arezzo. Assassinio nella cattedrale, in programma sabato 3 ottobre alle 21:30 nell'auditorium del Museo Mine, una rappresentazione teatrale di Eliot, drammaturgo statunitense. Tra l'altro nel 2015 ricorrono i 50 anni dalla sua morte, un evento che ha già avuto successo in altre location valdarnesi. Grazie dell'attenzione, ci vediamo con il prossimo appuntamento della rassegna stampa di Cavriglia.